Dunque, un ricco programma di manifestazioni a Chiaravalle Centrale, grazie all'iniziativa dell'Associazione culturale Agora con il patrocinio dell'amministrazione comunale e il sostegno della consulta della cultura. Parliamo del programma quest'oggi con il consigliere comunale delegato al turismo e allo spettacolo Gianfranco Corrado e il vice sindaco nonché assessore alla cultura Pina Arizzo. Allora eh, si comincia già veramente da ieri comunque noi citiamo l'evento di questa sera 2 agosto al Teatro Impero eh, Pina Rizzo. Sì, infatti beh da dire che la serata di ieri sera è andata benissimo con grande partecipazione di pubblico. Si continua questa sera al Teatro Impero con uno spettacolo formidabile. E praticamente verrà proiettato un film eh, muto e la colonna sonora verrà eseguita dal vivo eh, dai fratelli, dai maestri, dai maestri Macri, nostri concittadini, e ci sarà la presenza del eh, direttore d'orchestra Stefano, Stefano Zinetti. Noi naturalmente speriamo che eh, ci sia eh, un grande afflusso di pubblico e sarà l'occasione anche per chi eh, è presente a Chiaravalle eh, in qualità di turista eh, per poter apprezzare il, il nostro teatro. E quindi si comincia questa sera, si continuerà poi, eh, almeno parlo per quanto riguarda eh, le serate prettamente diciamo, più culturali. culturali. Eh, si continuerà il 14 di, di agosto con eh, una serata che sarà, è un po' variegata perché si comincia con la presentazione di un libro a Palazzo Staglianò, l'ultimo lavoro del professor Ulderico Nisticò, eh, quindi ci sarà la presentazione lì come, come sempre nella nostra sala convegni. Eh, Controstorie di Calabria, eh, uh, riflessioni sul passato ma anche sul presente e soprattutto sul futuro della nostra regione che non ha soltanto uh, una storia eh, ma uh, cioè che ha una storia, secondo il professore Nisticò, ma non ha una storiografia e quindi su questo ci si soffermerà. Si continuerà poi con la seconda edizione del premio Calabria Vera, dove imprenditori del territorio verranno premiati per la loro passione e per l'amore che eh, impiegano nel, nel loro lavoro per dare lustro al, al nostro territorio. Si continuerà con una visita al Rione Cona, quindi alla riscoperta del borgo. E, dopodiché si proseguirà verso il convento dei Padri Cappuccini, dove ci sarà un concerto, eh, ci saranno due musicisti a livello internazionale: sono due musicisti indiani, con la partecipazione della Consulta della Cultura e con la partecipazione del coro del, dell'OFS, la cui bravura oramai è conclamata, è riconosciuta, e quindi siamo felicissimi di averli. Nello stesso momento nel chiossolo del convento ci sarà un'esposizione di, 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 di quadri, quindi un'esposizione pittorica di artisti di Chiaravalle, quindi Nando Catrambone e, e Legnore Paolo Macri. E quindi si sì, 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 conclude la serata, la serata in questo modo il 16 invece di, eh, di agosto sempre a Palazzo Stagliano ci sarà la presentazione di un altro libro è una scrittrice chiaravallese che vive a Cosenza ma che eh, mantiene i legami a Chiaravalle in quanto la famiglia vive a Chiaravalle e lei spesso viene a Chiaravalle Giulia Fera pluripremiata eh, quindi in varie occasioni è, eh, da Torino a Napoli a Spoleto, ha avuto tantissimi riconoscimenti e quindi è l'occasione per conoscerla, per farla conoscere ai Chiarevallesi che non hanno mai avuto l'opportunità di, di, di incontrarla. Perfetto, allora Gianfranco Corrado invece ci fa una panoramica, una disamina più generale di questo vasto cartellone che dicevamo è iniziato il 1 agosto e si conclude il 28. Eh, sì. Quest'anno ci sarà, come del resto gli anni precedenti, un programma molto vario, eh, un programma ricco di eventi eh, che l'Associazione Agorà eh, ha proposto alla nostra amministrazione e io come consigliere delegato al turismo e spettacolo eh, ho accettato con molta determinazione. Già ieri sera eh, si è svolto il Gran Carnevale delle Serre che era la seconda edizione. È stato un grandissimo successo di pubblico, soprattutto di divertimento ma anche e soprattutto per bambini. Questa manifestazione mh, è la seconda edizione, come dicevamo. E mi auguro di poterla sempre eh, migliorare eh, sotto tutti gli aspetti artistici, ma anche della sicurezza perché noi ieri. Abbiamo avuto questa manifestazione, che è molto imponente okay. sotto l'aspetto organizzativo, e abbiamo avuto la collaborazione eh, non solo dei, del Comando dei Carabinieri di Chiaravalle, ma anche del Comando dei Vigili e, soprattutto, eh, le guardie cozofili che sono convenzionate con il nostro comune e tutti gli steward dell'Associazione Agora. Quindi sono perfettamente felice di ciò che è accaduto, eh, tutto nella massima sicurezza ed è stato veramente un successo. Poi eh, stasera eh, la nostra eh, de delegata alla, alla cultura ha già parlato di quello che si svolgerà e poi per quanto riguarda il eh, giorno 4 ci sarà una manifestazione di musica popolare in una zona eh, di Chiaravalle dove è da qualche tempo che non si svolge nessun evento sarà tutta la zona di Sant'Antonio ci saranno colori, ritmi della Calabria, ci sarà un grosso gruppo mh, popolare e quindi avremo occasione di vedere questi strinari, che sono un gruppo internazionale, che verranno qui a rallegrare questa zona. E quindi parliamo di musica popolare, parliamo di questo gruppo folco, delle tradizioni. La tradizione si ripercuote spesso durante le varie, eh, i vari appuntamenti. Poi, eh, ad esempio giorno 5 ci sarà una cosa un po' particolare, ci sarà un eh, raduno cinofilo al campo sportivo eh, dove potranno partecipare non solo i cani con pedigree ma anche i cani eh, meticci e ci sarà una bellissima esperienza eh, con questo mondo animale, con questa passione ormai che ha preso un po' tutti noi, l'amore per il cane. La sera ehm, ci sarà eh, uno spazio dedicato al gusto, a Piazzale Liceo ci sarà una degustazione del mh, tartufo di pizzo, c'è una grossa azienda eh, di pizzo che eh, viene a presentare questo prodotto che è veramente squisito, è già la seconda occasione che ci viene a trovare e quindi questa eh, si svolgerà alle 21 a Piazzale Liceo, mentre la gara cinofila alle 18 al campo sportivo. Poi ci sarà il giorno successivo, il giorno 6, un raduno regionale di organetti e di organettisti, di costruttori di organetto, di eh, musicisti eh, di questo strumento che diciamo, eh, è, è espressamente popolare. Ci saranno tantissimi ragazzi di Chiaravalle che si esibiranno, che sono per la, in gran parte allievi del maestro Salvatore Tino e quindi ci delizieranno in questa serata travolgente di ritmi calabresi. Cosa che si ripeterà la sera successiva, giorno 7 con un noto gruppo di musica etnica del territorio, parlo dei Cerseio, un gruppo molto affermato, arrivato già al quarto CD, eh, tutti amici miei musicisti, con i quali abbiamo condiviso eh, tantissimi studi anche al Conservatorio, ma tantissime serate, e saranno con noi questi Cerseio, eh, con tutto il loro seguito eh, di ballerini e gruppi popolari, quindi sarà una serata veramente importante, giorno 7, a Piazzale Liceo. Lotto invece ci sarà un incontro importantissimo con i chiaravallesi nel mondo, eh, non è la classica festa dell'emigrante ma è un convegno dove incontreremo i rappresentanti eh, dei nostri eh, concittadini che sono sparsi eh, per l'Europa ed oltre, ci saranno... Eh, amici del Canada, degli Stati Uniti, della Germania, della Svizzera, della Francia con i quali eh, ci scambieremo questo abbraccio a Palazzo Stagliano alle ore 18.30, mentre la sera poi alle 21 eh, a Piazza Liceo avrà luogo una, eh, questa prima edizione di Giochi Popolari. Giochi popolari ai quali si partecipa con facilità iscrivendosi al momento. E sarà veramente una serata particolare con i famosi giochi antichi delle pignatte, della corda, del sacco e via dicendo. Poi giorno 9 ci sarà una sfilata di moda eh, che sarà curato dall'associazione La Ginestra d'Oro di Renzo Catricalà, quindi una bellissima sfilata con delle modelle splendide, ma soprattutto con dei capi di abbigliamento veramente da vedere. Il 10 ci sarà la notte dei Normanni, la notte dei Normanni è la classica notte bianca che noi vogliamo in qualche modo storicizzare e per questo l'associazione Agora, che io ringrazio moltissimo, si impegna tanto. Questa notte dei Normanni avrà luogo lungo l'isola pedonale, ma quest'anno arriveremo anche un pochino più in là e quindi faremo altri 500-600 metri in più del corso. E quindi daremo modo di poter esporre ad artisti locali, ma non solo, di tutto il territorio, le loro opere. Quindi avremo delle eh, manifestazioni d'arte, manifestazioni d'artigianato, ricordo. Che siamo stati eh, come comune di Caravalle a mezzogiorno in famiglia su Rai 2, e quindi quella sera noi avremo gli stessi collegamenti che abbiamo avuto su Rai 2. Quindi gli artisti e gli artigiani locali che abbiamo proposto. Quindi sarà uno stand tutto loro. Sarà molto bello perché avremo modo di vedere delle manifestazioni anche di genere popolare e musicale durante questa eh, bellissima. Mi auguro. Notte dei Normanni, quindi il giorno 10 è una serata importante per Chiaravalle e per tutto il comprensorio. Poi il 12 invece incominciamo a fare qualcosa per i bambini e ci sarà una sfilata di moda per bambini eh, curata dal negozio Il Granello di Maria Teresa La Corte. Quindi questi bambini sfileranno sotto i nostri occhi insieme ad un'animazione eh, portata ad hoc che servirà proprio a rallegrare i bambini che osserveranno e che non sfileranno. Per quanto riguarda poi il 13 ci cioè sarà una grande manifestazione di danza, e quindi si chiama Gran Gala di Danza, curato dall'Accademia delle Muse, avremo modo di eh, assistere a un bellissimo musical e tantissime performance di tutte le allieve di questa scuola. E poi ci sarà, eh, della visita ai borghi ne abbiamo parlato, poi ci sarà la festa padronale che si svolgerà fino al 20, il 21 un'ulteriore serata dedicata ai bambini che curerà Caterina Maiolo, quindi sarà una serata dedicata tutta a loro con giochi, animazione e eh, varia. E poi in itinere sicuramente qualcos'altro uscirà, ma il 28 c'è un altro appuntamento eh, in località Calogero, e saremo ospiti di Pino, eh, noi lo definiamo Pino Volpe. In effetti, non è così, e ci vedremo lì nel, nei suoi spazi che ha dedicato eh, a noi e queste iniziative. E quindi, con l'associazione Agora faremo una serata di ordine popolare e sarà eh, una bella cosa. Quindi, io invito tutti a partecipare a questi eventi, eh, saranno in linea di massima, ma, ma possiamo dirlo, qua, totalmente gratuiti. Quindi vi aspettiamo, siamo convinti che anche quest'anno, questo mese di agosto sarà interessante e per cui vi aspettiamo numerosi come è stato ieri sera. Ieri sera è stato un grandissimo successo e io ringrazio ancora una volta Giulio Cirillo a tutta l'associazione Agorà eh, che ha preso l'impegno di eh, rallegrare la cittadinanza e tutti quelli che e ci vengono a visitare in estate. A proposito dei ringraziamenti è doveroso secondo me un riconoscimento alla Consulta della Cultura che sta svolgendo un ruolo molto importante sia per quanto riguarda la programmazione e la realizzazione degli eventi culturali che andranno poi avanti anche in autunno e così via. Un ringraziamento ai padri Cappuccini, nella persona del padre Guardiano, che è eh, padre Giovanni Loria, eh, che mi ha accettato di accogliere il concerto del, del 14 di agosto nel, proprio nella chiesa, in quanto il concerto comunque ha un contenuto e un tenore sì. spirituale. L'abbiamo forse già battezzato il concerto della pace e speriamo insomma, che eh, possa avere anche seguito nei, negli anni futuri, perché no?